tutto un insieme di elementi che non si limitano solamente al pervicace, diciamo, alla pervicace soluzione di rimanere nei luoghi in cui si è nati, in cui si è vissuti, ma si lega a un modo di vivere i nostri luoghi anche quando li si lascia questi luoghi o anche quando si ritorna da questi luoghi. Quindi è interessante questo fatto che restare nasce da stare, quindi richiama un concetto di forte staticità, mentre nel concetto di restanza che Vito Teti ci propone c'è una forte dinamicità e c'è una forte consapevolezza del fatto che se si resta nei luoghi bisogna costruire il futuro di quei luoghi, non bisogna viverlo, il restare in maniera passiva, ma è una maniera di costruire il domani di quei luoghi. E quindi io credo che il valore di questo libro stia tutto in questo passaggio tra il restare e la restanza e nel fatto che quando viviamo i luoghi dobbiamo porci problema di qual è il futuro di quei luoghi e dobbiamo essere gli attori delle trasformazioni di quei luoghi in una situazione italiana in cui il meridione, diciamo, purtroppo è un elemento di estrema debolezza. Le nostre aree interne sono estremamente fragili e deboli, a forte tasso di spopolamento. Ma questo non è un problema soltanto, come giustamente Vito Teti pone nel libro, delle aree marginali, delle aree interne, della Calabria o del Sud. È un problema anche del Nord, è un problema anche delle periferie delle grandi città, in cui il problema del restare si pone andando a cercare una possibile qualità della vita che il sistema complessivo, il sistema economico, il sistema diciamo, sociale mette a dura prova effettivamente. Quindi in questo senso io vi invito a leggere il libro e vi dico non vi aspettate di leggere solamente un saggio che analizza questi temi a cui io sto accennando con ovviamente la competenza dello studioso, ma aspettatevi di essere coinvolti dal libro, perché ognuno di noi dentro il libro trova una parte della propria vita, delle proprie esperienze e magari riesce non solo a sentirsi parte di quella descrizione, ma anche a trovare delle soluzioni o delle vie di uscita a quei problemi. Se posso accennare al fatto che Chiara prima, credo ce lo spiegherà bene, ti rubo un attimo, ma giusto per creare anche un legame, non è un problema solamente dell'Aspromonte quello della restanza, è un problema anche di Venezia, è un problema delle periferie delle grandi città italiane. E questo libro ha questo merito, cioè di descrivere, come dire, una fragilità che si sta diffondendo nel nostro territorio, in tutto il territorio italiano, e che quindi accomuna, diciamo, quantità di abitanti, di persone, di cittadini che si trovano di fronte a questi grandi problemi che tutto sommato, ma qua io aggiungo una mia lettura personale e finisco, sono legati a un sistema urbanocentrico che ha un fondamento essenzialmente economico e che ha deciso che le cose vanno messe tutte in un posto, le persone vanno spinte tutte in un luogo perché dal punto di vista economico conviene a qualcuno. E mentre tutti i luoghi che non sono funzionali a questo tipo di disegno, a questo tipo di prospettiva, soffrono. E in questo senso questo libro, secondo me, descrive pienamente i problemi che stiamo vivendo un po' tutti e ci aiuta anche a comprendere quello che è il nostro vissuto, ma anche ci fa vedere possibili prospettive. Io mi fermo qui perché altrimenti rubo la parola al professor Teti. Non so se tu vuoi commentare questa prima cosa.
Buonasera, grazie a tutte e a tutti, grazie all'associazione 12 libri per 12 sere. Grazie a Carmelo, agli altri, e grazie a Domenico. Non lo presento, avete capito chi è, bravo. E Chiara, vi ringrazio perché sono qui, capirete, in corso d'opera. Vorrei salutare tutti uno per uno, però quando vedo una faccia alvariana io mi commuovo e quindi saluto la signora Sacca. Maria Recupero è felice, veramente il più alvariano nella faccia è felice. Vero. E, beh, però la spero lunga su questi temi, no? Su Calabrese errante, su Calabrese che sta fermo anche quando compie migliaia di chilometri, o sul Calabrese che cammina e fugge anche quando sta seduto dietro una scrivania. Diceva Domenico, dietro questo libro c'è qualcosa, c'è tanto di buono, di doloroso, di bello, di complicato, ma sicuramente c'è la mia storia di persona, prima che di studioso, che è cresciuto nel mondo dell'emigrazione, con il mondo dell'emigrazione. Mio nonno era un americano ritornato, mio papà l'ho conosciuto all'età di 8 anni, lui era in Canada e io ero in paese. Non a piangere, devo dire, mi divertivo lo stesso. Poi ero, non c'era il papà, ma c'erano tante donne meravigliose, quelle che mi hanno, le prime maestre. Quando mi domandano chi sono stati i tuoi maestri, io dico mia madre, mia nonna, le donne della papa, e così via. Poi molto più tardi ho conosciuto Brudello, ho conosciuto Emaro, ho conosciuto Lombardi e Satriani, però io mi fermerei ai primi maestri, gli altri importantissimi, fondamentali nella mia vita, Emilio Sereni, Diego Carpitella, eccetera, però li metterei un tantino dopo, almeno per la mia formazione di persona. E poi nel 59-60 assistette a una specie di catastrofe che era la partenza in massa dei bambini della mia età, per cui tutti i miei compagni di scuola partirono in Canada, tranne me, perché mia madre, che era una Penelope tosta, si oppose alla partenza di tutta la famiglia, rimanemmo e quindi io però mi sentii come una specie di sopravvissuto a quell'evento. E allora ecco, questo mi serviva per dire che il termine restanzo, il termine restare, io non posso che legarle a storie di viaggio, di immigrazione, come del resto è stato per la storia dell'umanità, per la storia delle sapiens. L'Homo sapiens migrante, secondo me, è inseparabile dal sapiens restante. Noi in genere siamo affascinati da questa idea di un'evoluzione che sarebbe avvenuta a seguito dei grandi spostamenti, dei grandi mutamenti, ma dimentichiamo che per milioni di persone che fuggono ancora oggi
ci sono milioni di persone che restano, e milioni di persone che fuggono perché sono costrette a fuggire e che potendo resterebbero. La stessa cosa se analizziamo i dati che riguardano l'Italia. Il 67% dei giovani fino a 40 anni, quindi meno giovani anche, non hanno più il mito della città, non hanno più il mito della metropoli, non hanno più il sogno dell'altrove. E se, per esempio, le aree interne, la Calabria, fossero forniti di servizi, strade, luoghi di socialità, e se in questi posti trovassero un'attività dignitosamente retribuita, non sceglierebbero di partire. Quindi ancora oggi quello di partire è una scelta obbligata, che però continua a verificarsi con numeri elevati e sproporzionati e veramente devastanti. E io che vorrei che in tutto questo mi sento spaesato, non so bene dove sono perché ho passato i primi anni della vita a vedere un paese che si spopolava e ad attendere qualcuno che tornasse. Poi il periodo del 68 era il mito del ritorno nostro dall'università per cambiare le cose e in realtà alla lunga fummo cambiati e non cambiamo le cose. Rifarei tutto quello che ho fatto, naturalmente. E poi all'inizio del nuovo secolo ti accorgi che non solo non hai cambiato le cose, che non solo che quel mondo che volevi rinnovare non c'è più, ma che le persone sono stanno andando. Per esempio, io ho due figli che giustamente sono a Roma per studiare, so che non torneranno, poi vabbè, tutto è possibile. Oggi una signora mi diceva, commentava un posto, bellissima questa corrispondenza, la Calabria si salverà e si popolerà grazie alla crisi climatica. Io ho detto, signora mia, a parte il fatto che la crisi climatica che dovrebbe salvare la Calabria significa la rovina per tante altre zone. Poi penso che la Calabria non si salverà con la crisi climatica e se si ripopolerà sarà perché arriveranno migliaia di africani, di popoli che non hanno a che fare nulla con noi. Quindi magari, però non vada presso alla soluzione della crisi climatica. E quindi vivere come un mediano, non di sfondamento, ma un mediano, un uomo di mezzo, uno che abita le terre di mezzo, tra due generazioni, una che partiva per migliorarsi e molte volte lo ha fatto. Ne parlavamo oggi con Carmelo, io ho la casa, con Cosimo, vabbè, si chiama vecchiaia. Io ho la casa di mio padre, che mi ha lasciato mio padre, e sono riuscito, grazie a Dio, a ristrutturare quella là. E però loro ce la facevano a fare una casa. Erano bravi. Noi, mediamente, a meno che non abbiamo fatto qualcosa di sconveniente, non avremo la seconda casa, non avremo nemmeno la prima, aggiusteremo la prima casa lasciata dagli avi. E in più tu ti ritrovi che i figli che immaginavi dovessero avere non il piacere di restare, il diritto di restare, di poter scegliere se restare o partire, se poter creare qualcosa in questa terra bella e sventurata, piena di bellezze e di macerie, la complessità per leggere la Calabria, per leggerla come è oggi, non come l'abbiamo immaginato, categorie complesse e non schemi facili, perché se no c'è qualcuno che immagina
tutte le montagne della Calabria tra un mese saranno popolate da... Lei scrivono davvero queste cose? Dico, Dio mio, così presto, e chi dovrebbe mai venire a ripopolare queste terre? Il problema è la grande desertificazione. Tra 10 anni paesi di 400 abitanti ne avranno 100. I paesi che oggi, o i villaggi che hanno 100 abitanti, non esisteranno più. Dire queste cose può turbare. A me fa male perché vedo svuotarsi fisicamente il paese della mia infanzia, e però la linea di tendenza è quella lì, e se non succede qualcosa di veramente drammatico in un senso positivo o negativo, se il dramma può essere anche positivo, credo che la linea di tendenza sia questa. Allora a questo punto io mi sono posto la domanda, non nel libro, me la sto ponendo adesso in questo momento, ma le opzioni sono due: o svuotiamo queste terre, ce ne andiamo tutti, ammesso che sia possibile, o restiamo. Non c'è altra scelta. E allora forse bisogna restare con la tenacia, la forza, la rabbia degli emigrati. Forse con la forza, la tenacia, la rabbia, la combattività dei cosiddetti briganti all'indomani dell'unificazione nazionale. Non sono Filo Berboni per scanso di epifici. E forse dovremmo cominciare a dire che se questo è il posto che abbiamo scelto, dove siamo stati destinati, abbiamo una responsabilità, abbiamo un impegno, abbiamo un compito, abbiamo una missione da compiere, quello di trattare bene i luoghi, di curarli, quello di trattare bene le persone di questi luoghi, di ascoltare che cosa gli serve, di ascoltare se vogliono lavorare sul prodotto tipico, tra virgolette, se invece vogliono che venga restaurato l'immobile in una realtà abitativa fatiscente, dove quell'immobile nel giro di 10 anni diventerà una rovina inutilizzabile. Cioè, c'è un'agenda, non quella di Draghi, ma un'agenda nostra, e si può prendere pure qualcosa di quello di Draghi, che dobbiamo cominciare a immaginare, a disegnare, a partire dalla consapevolezza che quello che spetta alle nuove generazioni è molto complicato ed è molto difficile, che la situazione politica generale non è la più felice che l'Europa e il mondo hanno avuto negli ultimi 100 anni, che siamo in queste reti globali, per cui sappiamo bene che le scelte che noi facciamo sono sempre condizionate da scelte fatte altrove. E allora ve la dico così, che restare forse ha senso, poi ne parleremo, io adesso sto lanciando un po' di quasi slogan, anche se non mi piacciono, ha senso se sovvertiamo l'ordine costituito, ha senso se siamo rivoluzionari, se ci sentiamo in esilio nel posto in cui abitiamo, se ci sentiamo sradicati e spaesati. Quindi nei paesi, nelle città, diceva bene Domenico, questo problema non è nostro,
il mio restare non riguarda il restare nel piccolo villaggio. Quelli che stanno a Parigi, che stanno a Milano, che vivono, che fanno? E restano pure loro, no? Faranno forse più viaggi, avranno altre relazioni, ovviamente. Avranno altre possibilità, però sono dei restanti che debbono affrontare il problema di come abitare i loro luoghi. Quindi restare ha a che fare con la domanda che ci faccio qui, come abito questo luogo, come lo cambio e come ne sono cambiato. Perché non posso essere soddisfatto di questo luogo e quindi devi essere eretico, devi scontare l'incomprensione, devi flagellarti al punto da ascoltare perché, chissà perché è rimasto, perché questa associazione sta facendo delle iniziative, che cosa l'agita, quale interesse muove, o da che cosa viene mosso, no? Quindi con tutta quella, diciamo, polvere che permane in questi grandi piccoli luoghi che quando hanno smesso di conoscere la fatica e la speranza sono diventati da lui assistiti, degradati, incattiviti, nemmeno più con la cattiveria di tipo politico, sociale, amministrativo. Io vivo in una zona dove in 7 paesi si è presentata una sola lista e il sindaco capolista di quella lista si sceglieva anche la minoranza. Ed erano paesi di grande tensione, di grande contrasto politico, epici scontri tra comunisti e democristiani o prima ancora. E questo lo dice lunga sulla fine e sullo stato comatoso dei paesi, non riescono nemmeno a immaginare, come dire, anche un'opposizione di tipo localistico, di tipo locale, minima. Se il paese poi si omologa in questa situazione amministrativa politica, invece poi è rissoso e litigioso nelle piccole cose. E quindi dietro quella unanimità apparenti di facciata c'è il mettersi assieme di tante piccole cordate, di tanti gruppi di potere che rendono impossibile la vita in quel paese. Allora io vi prego di immaginare che Restanza l'avverto come una sorta di culla per prendere il volo. L'associo a lontananza, l'associo ad erranza. Parlando degli spaesati, dell'essere spaesati, tanto tempo fa c'era proletari di tutto il mondo unitevi. Forse varrebbe la pena riprovarci, però stando più nel piccolo, spaesati di tutti i paesi unitevi, perché solo gli spaesati possono cambiare i paesi per cercare un nuovo appaesamento. Quelli che si sentono appaesati, paghi, contenti, rassegnati, tanto non cambia niente. Tanto che voi sono tutti gli stessi. Mo, figurati, mo arrivo io. No, no. No, questa ossessione identitaria è terribile che, no, che noi abbiamo. Questo guardare troppo il nostro sé o il nostro io e diventa così ossessivo che la colpa è sempre degli altri. Anziché fare qualcosa per cambiare, si continua a piangere quello che gli altri non hanno fatto, quello che gli altri non ti fanno fare o quello che il passato non ti fa fare.
Noi siamo bravissimi a prendercela con il passato. Noi oggi non cambiamo il mondo perché ci sono stati gli svevi, gli spagnoli, poi i piemontesi e così via. Sempre all'indietro. Questa nostalgia retrotopica, come la chiamiamo, invece forse noi avremmo bisogno di una nostalgia positiva, attiva, rivolta al futuro. Questo è quanto mi è venuto in mente di dire. Adesso vediamo dopo che mi dirà qualcosa Chiara, cosa mi verrà in mente. Grazie. Buonasera, grazie, sono molto emozionata e grazie per questo invito a te, a Vito Teti e a voi che organizzate questa bellissima rassegna. Una delle cose che mi piace di più di questo libro, come già un po' è stato detto, è che si intitola Restanza, ma è un libro in movimento e sul movimento. E negli appunti che ho preso in questi giorni ho scritto che è un libro sul movimento dei piedi e del cuore, perché è un libro che ci parla molto di territori, di geografia, di luoghi, soprattutto appunto di luoghi del sud dell'Italia, della Calabria, ma ci parla molto anche di relazioni e delle persone che incontriamo in questi spostamenti o in questa scelta invece appunto di fermarsi. E, è un libro che ci parla di metamorfosi, infatti una cosa anche affascinante è che ci ricorda che tornare davvero non si può mai, perché i posti dove torniamo nel frattempo sono cambiate le persone che sono rimaste, come siamo cambiati anche noi che abbiamo deciso di partire. E appunto le metamorfosi quindi dei luoghi e delle persone ancora una volta. E, è un libro che muove molto anche perché appunto genera cose, genera situazioni e come questa di questa sera nel giardino della biblioteca di Siderno. E qui appunto se mi permettete vorrei tornare per un attimo proprio a Siderno, perché per me è l'aggancio, insomma, la connessione tra il cosa ci faccio qui, che si citava già prima di Chatwin questa sera, e appunto diciamo, la biografia che caratterizza tra l'altro anche questa scrittura. E, io sono nata a Vicenza e mio nonno era di Siderno. Si chiamava Vittorio e è morto 35 anni fa, quindi so molto poco di lui in realtà. Io avevo un anno e in questo tempo, diciamo, sto cercando un po' di recuperare e ascoltare le storie di chi l'ha conosciuto. Però nella mia vita sono venuta a Siderno tutti gli anni o quasi, insomma. Quindi già qui non so bene dove identificarmi anche dentro questo libro e le storie che ci racconta, che sono storie di appunto restare, tornare, partire. Alla fine Siderno non è il luogo dove ho scelto di vivere, e questo è un altro punto secondo me interessante che mi piacerebbe, su cui mi piacerebbe parlare perché appunto c'è dietro il fatto di una scelta, quindi l'idea di poter scegliere di una libertà che abbiamo di appunto decidere di dove stare, e un aspetto questo della libertà che ormai per molti anche non è più scontato. E però appunto anche se non è il luogo dove vivo, è il luogo dove torno sempre. E quindi in questi giorni, pensando alla presentazione di stasera, ho provato a disegnare una sorta di mia personale, diciamo, mappa della restanza a Siderno. E secondo me questo è un esercizio utile che ognuno può provare a fare, cioè tutti noi, diciamo, viviamo in movimento, chi più chi meno, però tutti noi tocchiamo diversi luoghi e a volte un attimo provare magari a fermarsi a ripensarli e capire anche che importanza hanno nella nostra vita, mi sembra utile.
E per me i luoghi della restanza qui in città, in paese, non so neanche bene come lo dobbiamo chiamare, qui c'è tutta un'altra questione sui termini che usiamo per nominare questi luoghi di cui Vito racconta nel libro. E sono, insomma, non sono molti, ma sono preziosi. Il primo è ovviamente la casa. E tutto un capitolo del libro è dedicato proprio a questo tema della casa, di cui già un po' si accennava, e noi abbiamo una casa che era la casa appunto di mio nonno, e è una casa che per molti mesi all'anno è chiusa. E infatti Aldo guarda le finestre per capire se ci siamo, e da lì quindi decide se suonare il campanello, se cercarci in altro modo, se fare una telefonata, e prova insomma a tenere vivo questo legame. Nei mesi in cui questa casa è aperta, una cosa che mi piace molto è che è una casa accogliente, quindi è una casa che grazie insomma allo stile che la mia famiglia ha voluto dare, è sempre stata molto aperta a tutti i nostri amici, alle persone che passano per la Calabria, magari dal nord, e insomma quindi è una casa che fa scoprire questa terra a delle persone che magari non la conoscevano. E anche questo mi sembra un aspetto da non sottovalutare. Ed è anche una casa, come dicevi prima, Vito, che appunto cambia nel tempo. Ecco, le case aggiustate, appunto. Anche noi stiamo cercando piano piano di custodire questa casa e prendercene cura. E un altro luogo di cui ogni anno ci prendiamo cura è il giardino della tomba dei miei nonni, della nostra famiglia. Perché appunto, secondo mio papà, la persona che ci ha legato a questo luogo è stato il nonno, che insomma ha deciso di farsi di restare qui, e quindi ogni anno facciamo visita al cimitero di Sterno Superiore, e c'è, magari chi di voi lo frequenta lo sa, è un luogo molto secco e difficile far crescere qualcosa, e c'è questa piccola aiuola davanti alla tomba di famiglia, che ogni estate con insomma, molta ostinazione noi cerchiamo di appunto rinverdire, di curare, di piantare qualcosa che magari possa resistere durante l'anno e durante i mesi in cui non ci saremo. E quando torniamo l'anno dopo cerchiamo di insomma, capire com'è la situazione, se qualcosa è sopravvissuto oppure no, e anche questa mi sembra una bella metafora. E comunque, appunto, in fin dei conti ho pensato che forse a farci restare non è stato tanto il nonno, ma appunto i miei genitori che hanno scelto poi comunque di tornare sempre in questo luogo a prendersi cura di questo piccolissimo giardino, se così lo vogliamo chiamare. E poi, insomma, adesso non la voglio fare tanto lunga, però ci sono altri luoghi, per esempio uno mi riporta al tema dell'emigrazione, perché è il forno che abbiamo vicino a casa. E quest'anno, ma forse c'era anche già qualche anno fa, ho notato che c'è uno sciroppo d'acero, vendono lo sciroppo d'acero, che sembra insomma un ingrediente abbastanza strano, almeno per me, che arrivo dal nord, non mi capita spesso di vedere lo sciroppo d'acero, e quest'anno ci ho fatto più caso. E ho pensato che forse è proprio un legame con queste migrazioni verso il Canada, magari, o magari mi sbaglio, ci sono altri motivi. Se qualcuno di voi compra lo sciroppo d'acero, sarei molto felice di sapere per quale motivo. E appunto, però, il forno, insomma, come luogo dove si andava subito quando arrivavamo dal viaggio in macchina da Vicenza di notte con i cornetti caldi, e anche se oggi questo, diciamo, rito dei cornetti caldi non c'è più. Mi piace sapere, mi rassicura che c'è comunque sempre qualcosa di caldo appena sfornato, perché tutti questi giorni che sono stata qua abbiamo sempre mangiato il pane caldo, e vi assicuro che io non lo trovo mai quando sono su, insomma. Quindi anche insomma, un cibo che decisamente ti scalda. E se anche sul cibo ne potremmo parlare, perché ho pensato che a volte si resta o si torna. Anche per questo tema alimentare di cui tu ti sei occupato molto e su cui magari ci puoi raccontare qualcosa. E niente, per ora direi questo, e però volevo dire che
tante volte anche io mi faccio la domanda che cosa ci faccio qui quando sono a Vicenza, e spesso non ho la risposta. Invece a Siderno alla fine questa risposta c'è sempre, e insomma è una cosa molto bella, perché possono essere banalmente delle vacanze o rivedere il mare, che per me è la prima cosa quando arrivo qui, o appunto andare a trovare i nonni o accogliere degli amici, oppure presentare un libro, come questa bellissima occasione. E quindi mi piace pensare che è un posto dove si torna anche perché c'è un senso, insomma, in questo tornare, e c'è sempre una risposta alla domanda che cosa ci faccio qui. Grazie. Che rispondere, due temi che introduce Chiara, sicuramente quello della casa, no? Credo che un calabrese abbia fortissimo questo senso della casa. La bestemmia più terribile che si faceva era: ti possa crescere l'erba davanti alla porta della casa. Cioè, l'erba significa che la natura si sta prendendo il suo, quindi la casa è vuota. E devo dire che questa maledizione sembra aver colto davvero tante case e tanti luoghi della Calabria. La casa è il luogo, lì io faccio una polemica con questa storia della vendita della casa a un euro, per dire che è un modo abbastanza semplicistico, retorico, fasullo di affrontare il problema del ritorno o del ripopolamento dei paesi. Perché primo, non esistono case che costano un euro. Secondo, una casa non è un euro o un milione di euro. Una casa è un insieme di relazioni, di affetti, di ricordi, di gente che va, di gente che torna. Una casa è distribuita in un paesaggio urbano, in una via, era distribuita, era organizzata in rapporto alla chiesa, alle campagne, aveva una sua logica e una sua struttura. Quindi quando noi mettiamo l'accento sull'aspetto economicistico del costo, diamo per scontato che affetti, sentimenti non abbiano un valore, perché non vengono quantificati, ed è bene che non vengano quantificati, ma non vengono nemmeno considerati. Chi spiegherebbe altrimenti perché uno riaggiusta una casa rimettendoci economicamente, perdendo, se non fosse mosso dal fatto che magari quella era la casa lasciata dal padre, dalla madre, la casa dove uno conosce qualcosa di suo. Quanto follie, dice pure ancora Alvaro, non si sono fatte per la famiglia e per la casa. Questa del cibo è molto bella, perché io credo che quella che noi chiamiamo nostalgia comincia spesso dal cibo della mamma, dal cibo dell'infanzia, comincia dal desiderio di un mondo migliore dove c'era tanto cibo. Per esempio le partenze, le prime partenze in America erano influenzate da immagini, come nel film di Chiarese, di immensi frutti grandissimi. L'America era una specie di paradiso terrestre, di paesi di cuccagna, e che emigrava verso questo mondo dell'abbondanza.
dove tutto si trovava facilmente, quasi fosse prodotto di una natura, e quindi dietro tante partenze c'era la fame delle persone e c'era il desiderio di mangiare meglio o di mangiare. Poi, vabbè, quando si dimentica la fame e si passa da un regime di sobrietà e di frugalità, che erano in un certo senso dettate dalle circostanze economiche, e a partire dagli anni 50, poi negli anni 60, si assiste a un boom economico per cui la carne non è più un lusso delle feste, idem la pasta, dal pane nero si passa al pane bianco, quello che era il pane della signora diventa pane quotidiano anche dei ceti meno abbienti, se non che poi ad un certo punto dimentichiamo questa sorta di sobrietà e incominciamo a superare il limite, per cui quella che era individuata come un modello di dieta mediterranea in realtà diventa la negazione di una presunta dieta mediterranea. Cioè, noi siamo ammalati di grassezza, di zuccheri, di grassi, più di altre popolazioni. Questo per dire come ad un certo punto non c'è un limite. Io in quel capitolo che chiamo il pane della restanza ricordavo come in un mondo di precarietà e di frugalità il cibo che avanzava della sera precedente non venisse buttato ma veniva conservato e poi l'indomani ripassato, ricucinato, quindi il cibo della rimanenza, ciò che restava, tornava utile ed era la base almeno del primo pasto del contadino, delle persone che andavano a lavorare in campagna e anche di altre persone. Quindi non buttare, non sprecare, quindi in questo senso quel che resta è quello che ti assicura una sorta di sopravvivenza, ti garantisce la possibilità di continuare ad esserci. Quindi la restanza non è qualcosa che ti fa stare fermo, ma che ti permette di vivere in maniera diversa. Era la società in cui i beni erano sacri ed erano necessari. Voi sapete quanti usanze ci sono sulla protezione del pane, non fare cadere le molliche, mettere il pane, poggiarlo in un determinato modo per non offendere il Signore, non infilare il coltello nella faccia tonda perché quella raffigurava la faccia del Signore, erano tutte delle simbologie che indicavano quanto fatica e quanto, diciamo, bisogno di pane ci fosse e come questo pane venisse circondato da sacralità. E mi ricordo, per finire questo discorso, un grosso dibattito negli anni, a metà degli anni 70, tra Pasolini e Calvino. Pasolini veniva accusato di essere nostalgico del passato, di essere terzomondista, di ricordare troppo l'infanzia con nostalgia, o di avere questo atteggiamento ruralista o di legame con un mondo che non esisteva più, il mondo delle borgate e così via. E lui in un articolo che pubblicò nel 1975 diceva sostanzialmente che io sia nostalgico alla fine potrebbe essere un fatto mio, abbiamo il diritto ad essere nostalgici, ma io, dicevo Pasolini, non sono nostalgico dell'italietta di una volta,
Io sono nostalgico di quella civiltà del pane, no? Come la chiamava un altro scrittore, Chilanti, che era una civiltà dove ogni bene era necessario e nessun bene era superfluo e quindi nessun bene veniva buttato. E concludeva Pasolini, perché in una società dove i beni sono superflui, ne possiamo a meno, la vita stessa rischia di diventare superflua. Una volta che superi il limite, poi sposti sempre l'asticella verso qualcosa che... e arriviamo forse a una sorta di ingordigia che ci sta portando dove ci sta portando. Non ci basta l'acqua, mentre le persone del terzo mondo muoiono di sete. Sprechiamo chissà quante tonnellate di cibo mentre le persone muoiono di fame. Avremo bisogno di molta aria condizionata negli anni che verranno, se no moriremo di caldo, e abbiamo sprecato troppo, abbiamo consumato tanto. Pensate quanta acqua viene sprecata e consumata in Calabria, perché non è di moda, non è conveniente, non ci pensiamo, no? È meglio affrontare il problema quando è grave, no? Anziché curarci prima. Prevenire non è una pratica molto diffusa nella cultura occidentale della ricchezza. Preferiamo intervenire dopo, quando oramai è forse troppo tardi. Fare la prevenzione del territorio, questo è uno dei temi che potremmo affrontare sul restare, mettere in sicurezza le scuole, mettere in sicurezza gli edifici, sarebbe indispensabile in una terra segnata da terremoti, da storie di catastrofe, con migliaia di morti. Sappiamo che in un determinato luogo, non sappiamo l'orario, ma sappiamo che quell'evento catastrofico potrà ripetersi. Eppure, fino a quando non si ripeterà, noi preferiamo fare finta di nulla, salvo poi introdurre la cultura del pronto intervento, perché diceva ancora una volta Alvaro, sulle catastrofi, sui gravi lutti, i ceti dirigenti hanno fatto le loro fortune. Ecco, allora che io per esempio, il mio restare sarebbe quello di indicare ai sindaci o ai politici di proporre una mappa della messa in sicurezza dei luoghi. Un risparmio delle acque, il ripristino forse dei vecchi acquedotti. Questo qua chi lo può fare se non i locali? Chi se non chi resta alla conoscenza dei boschi e fa da guardiano, da custode alle acque che altrimenti potrebbero finire a valle con i morti, con le devastazioni lungo le marine che conosciamo, Soverato, Crotone, potremmo scendere, e l'elenco sarebbe veramente lungo e non risaliamo ai disastri del 51 degli anni 70. E chi per esempio, se non i locali, dovrebbero avere cura dei boschi e impedire gli incendi? Gli incendi avvengono perché fa più caldo, è vero, ma avvengono anche per altri motivi. E quindi se uno che resta nel posto e si preoccupa che la sua casa non si incendia, ma è poco attento al fatto che si possa incendiare il bosco, vuol dire che mette in atto un restare molto pigro e molto sterile, da cui io metterei in guardia. Ci sono alcune tribù dell'Amazzonia che custodiscono questo serbatoio di ossigeno, di aria del mondo,
e sono dei restanti. La cultura democratica di sinistra non fa altro che, come dire, prendere come modello questi resistenti che si oppongono alla globalizzazione, alla distruzione, ai mercanti, ai distruttori di foresta. Penso che forse la stessa cosa dovrebbe essere fatta nei confronti di popolazioni che resistono anche in altre parti del mondo e non considerarle delle persone arretrate, conservatrici, eccetera, solo perché resistono e restano. Se resistono e restano in un determinato modo, lo fanno per tutti gli altri e forse stanno fornendo un piccolo contributo a loro stessi, sono consapevoli, ma anche a un mondo più vasto, più generale, più globale. Non so se qualcuno, non so come. Allora, io potrei dire delle cose, però forse se c'è qualcuno nel pubblico che vuole intervenire, magari. A me piacerebbe sentire il pubblico. Piacerebbe sentire, perché io penso che questa conversazione tocca ciascuno di noi. Noi questo tema l'abbiamo già toccato qualche serata fa con i borghi non sono presepi. E vi invito a cercare sulla pagina di AMP questa puntata, perché con questa fanno il paio. Da quella puntata si evince facilmente che il restare non può essere un atto passivo. Se consideriamo l'andare un atto attivo, il restare non può essere un atto passivo. Quindi io passerei la parola al pubblico, se voi siete d'accordo, se voi pubblico siete d'accordo. Ditemi una risposta o è troppo impegnativa? Siete d'accordo? Va bene, allora la parola al pubblico. Domande? Non mordo mica. Ah, ecco qua, via. No, sì. Dai, avvicinati per favore. No, non devi dire. Hai la voce alta, però non ti sento. No, non la riprendo, no. Vengono qua. Sì, dai. Non si sente. Sì, sta arrivando. Mi ricollega una cosa che hai appena detto, che mi ha fatto... Ti ho detto prego. Che l'andare... L'andare è un atto attivo. Ah, no, questo è rivolto a te. Tutti. No, sono in aria. Andare è un atto attivo e restare è un atto passivo. Ma siamo sicuri che andare non sia un atto passivo? Invece, allora, considerato che sì. Ormai è diventata una cosa quasi obbligata, quasi per tutti. Ma è la domanda, no? Vuoi sapere veramente cosa fate? Bene, allora diamo la parola... Capito, Mimmo? Dico una cosa io su questo e do un attimo di tempo a Vito per riprendersi dall'intervento che aveva fatto, perché l'osservazione mi sembra estremamente pertinente, no? E un po' si lega molto a quello che sono i temi del libro. Io mi ero preso un appunto che mi torna comodo. Ed è questo, cioè sicuramente ognuno di noi ha un luogo radice o dei luoghi radice, no? E questi luoghi radice o questo luogo radice generano sicuramente dei desideri di restanza o di tornanza, come si potrebbe dire, cioè sono luoghi che ci tengono legati e che eventualmente ci fanno tornare lì. Però il libro non si limita a questo, cioè questa è un'osservazione, come dire, abbastanza, semplice, questa che sto facendo io, ma il libro in effetti ci lancia una sfida molto importante che potrei sintetizzare così, cioè come fare ad avere luoghi radice, cioè luoghi dove vogliamo tornare, dove vogliamo stare, che però oltre a legarci ci facciano
crescere e aiutino a crescere i frutti del restare. Cioè una sfida un po' che il libro pone a tutti noi, a tutti quelli che vivono il nostro tempo. Certamente noi calabresi più di altri, ma questo problema è un problema dell'uomo in sé, cioè dell'essere umano. Cioè è vero che siamo richiamati a restare o siamo richiamati a tornare, ma il problema che si pone oggi è che in molti luoghi non si riesce a tornare o non si riesce a restare. Se non, ecco, e allora accettiamo di andare via o di restare senza agire. E questo è il grande problema. Dovremmo, ripeto, io trovo stimolante questo libro in questo senso, cioè dovremmo giustamente conservare i luoghi che sono i luoghi del cuore per molte ragioni che sono state spiegate stasera, ma assumendoci anche la responsabilità di agire per questi luoghi, non lasciarli, come dire, perdersi, non lasciarli abbandonati, ma agire. E da questo punto di vista mi pare che il libro questa sfida ce la lanci. Adesso questo io ho dato una mia personale risposta in qualche maniera a quello che è stato detto. Non so se Vito... No, non in aggiunta come considerazione. Beh, c'è il bel proverbio che abbiamo, l'uire e lo venire dell'ufficio, sia l'andare sia il tornare sono stati creati da Dio, il che vuol dire che forse sono insiti nella natura cultura dell'uomo, perché faccio fatica a parlare di natura da solo e di cultura da sola. Ma io penso che sia andare e restare possono essere l'uno e l'altro, o attivi o un fatto di pigrizia. Si può andare via senza un progetto, senza un'idea dove andare. Lasciamo anche il diritto di partire all'avventura. Si può andare via senza aver sperimentato se quello che vorresti raggiungere in un altro posto avresti potuto realizzarlo qui. Può andare via dopo averci provato e avere constatato che non riesci a realizzare la tua vita e i tuoi sogni, allora si parte, poi si parte, magari ci si accorge che nemmeno lì si realizza quello che si immaginava, poi forse si torna, ma partire è una sorta di rito di passaggio. Attraversiamo qualcosa di molto complicato, che ha a che fare con la nostra ombra, il nostro corpo, la nostra mente. Quello significa che poi tornare, lo diceva Chiara, non è semplicissimo, anzi è quasi sempre impossibile tornare al punto di partenza, e quando torni tutto è cambiato, la mamma è invecchiata, non c'è più, i compagni non li riconosci, le strade sono tutte rotte mentre prima erano belle, insomma no. Ti ritrovi davvero nella condizione di una nuova immigrazione. Questa è la delusione che subisce, lo scacco di chi è andato via e immagina di poter tornare. Ora forse in maniera più concreta dovremmo dire a chi parla delle intelligenze che vanno fuori dalla Calabria, come se quelli che sono rimasti fossero tutti degli stupidi, e a chi parla di ritorni, fare capire loro che se non attuano politiche vere
di ritorno, per favorire i ritorni, e fanno tornare le persone in luoghi dove non ci sono gli ospedali, non ci sono i medici, non ci sono i luoghi di socialità, non ci sono le librerie, non ci sono i musei. È un modo per respingere definitivamente le persone che stanno facendo un nuovo investimento nei confronti della propria terra. Io in giro per presentare questo libro sento tantissime donne soprattutto che erano tornate con grande coraggio per rimettersi in gioco, per fare delle cose, perché erano lacerate dalla nostalgia, e dalla nostalgia guariscono quando poi vengono qui e trovano una situazione scomoda, che non la c'è, una realtà che non vuole vedere i cambiamenti, non vuole vedere i mutamenti, non vuole vedere che le persone possono fare qualcosa di nuovo, perché fare qualcosa di nuovo può diventare contagioso, fare qualcosa di positivo può diventare da stimolo per gli altri, e noi sappiamo che lo status quo invece conviene ad altri, tenere fermi, tenere immobili per esercitare. Sì, per andare via. O spingere proprio. Sì, perché... Per questo io dico, da tante volte noi ci appiattiamo sul fatto che da quando sei nato ti dicono te ne devi andare. Esattamente. E allora che cosa me l'hai costruito a fare se te vieni di casa non finita? E questo è quello che mi interessava. Sì. Cioè, perché poi mi è venuto proprio una cosa, perché scusami, andare è attivo e rimanere passivo. Questo però mi piace. Sì, sì, esattamente, nel senso che voglio dire, se tu non costruisci tutti i tasselli per consentire la permanenza, è chiaro che giochiamo a carte imbrogliate, no? Se le possibilità che dai a un altro posto del mondo, a un'altra città della stessa nazione, non le dai a luoghi cosiddetti marginali, cosiddetti periferici, questi luoghi continueranno ad essere periferici e ad essere luogo di fuga verso altri posti, salvo può vedere che anche quei posti non se la passano bene e sono intasati. Quindi credo che ci vorrebbe una politica alta in grado di pensare, di elaborare, di progettare. Vedendo quello che si muove in televisione non mi pare che ci sia nulla di tutto questo. Poi vedete voi, io non lo so. Grazie. Speriamo bene fino al 25. Mi era stato chiesto, ma che tipo di pubblico c'è questa sera? E io ho risposto, senza dubbi, questo è un pubblico attivo, dove le domande scattano immediate. Vi prego. Non... Ci può essere anche riflettere. Ecco, brava, sì. Però fate pure domande. Così, ma vabbè, io non ce l'ho voglia. Franco, dopo... finalmente. No, ma io adesso sto facendo una riflessione che andavo oltre, che tu, scusati, tu, l'hai accennato, perché il problema grosso noi abbiamo, io sono uno di ritorno per vari motivi, dopo aver essere andato in pensione da Torino. Il problema grosso è un altro, che noi siamo in una fase in cui il mondo si sta sconvolgendo, nel senso che gli enti ci sono sulle migrazioni, quindi continueranno queste migrazioni. Noi abbiamo l'esigenza che in Calabria la gente rimanga, però il mondo sta cambiando, perché le cose non sono sempre uguali, no? Anch'io mi trovo bene qua, tanto per capirci, se sto qua è anche perché si concentro i ricordi che faceva lei, no? Chiaramente, Chiara, se non sbaglio che ti chiami, in cui uno si ricorda la gioventù, quello che dicevi anche tu, no? Nel senso, uno si ricorda com'era bello quando si era giovane, no? Poi si invecchia, si cresce, si emigra, si va a studiare, però adesso io credo che ci sia anche il grosso problema di come inquadrare questa esigenza del restare col fatto che, come dicevi, ci sarà una grossa emigrazione dovuta a tante caratteristiche, dal cambio climatico, dalle guerre, l'ultima quella che stiamo assistendo in modo drammatico, che poi ci sta portando in una situazione in cui il mondo diventerà diverso, si spera che finiscano questa maledetta guerra, però noi dobbiamo legare da una parte l'esigenza di chi è nato qua, del fatto che ha dei bellissimi ricordi, i nostri padri sono tutti partiti, ci sono i giovani che vanno, quindi... provocatorio, come domanda, ha senso parlare di restanza?
quando il mondo sta cambiando. E ha senso di parlare non di restanza in quel senso, ha senso parlare di abitare nel mondo. Ha senso parlare di viaggiare. Ha senso parlare di viaggiare mentre il mondo cambia? Pure quella è una domanda simile. Io pongo il problema dell'abitare nel mondo, in questo mondo che sta cambiando e non sappiamo come. Noi dobbiamo restare in qualche posto. Ci deve essere un posto dove siamo presenti e dove abbiamo il senso del luogo, che non è necessariamente il luogo dove sei nato o cresciuto, magari è un luogo che ti sei scelto o il luogo dove sei arrivato, ma noi abbiamo un problema dell'abitare, del vivere i luoghi dove o per scelta o per necessità o per sbaglio ci troviamo, perché altrimenti questo io lo comprendo benissimo, perché io vago, non mi trovo mai nel posto in cui sono, però stare in un posto pensando sempre di essere in un altro posto significa che non sei in quel posto dove vorresti essere e sei non attivo, non presente nel posto in cui abiti. E quindi a quel punto tu, siccome stai viaggiando con la tua mente e con la tua nostalgia, sei del tutto deresponsabilizzato rispetto a quello che ti succede avanti la porta di casa, tanto tu sei lì per sbaglio, dico tu generico, sei lì per sbaglio in attesa di andare da qualche altra parte mentre stai sognando dove avresti potuto essere, ti fugge il presente, il qui e l'ora. Io su questo cerco di interrogarmi, di interrogare senza avere delle risposte. Noi calabresi, mi pesa molto ad operare questa espressione, noi calabresi, perché non credo molto che i calabresi siano tutti uguali, no? E quindi è un noi pesante dato con buona fiducia nei confronti di tutti gli altri calabresi. Forse dovremmo un po' smetterla di sentirci sempre fuori posto, sia che siamo a Torino, sia che siamo a Milano, sia che siamo a Reggio Calabria, sia che siamo a Siderno, San Nicola da Cristo, eccetera. Perché a furia di sentirci fuori posto, non creiamo un posto, non creiamo una città, un posto abitabile. E la vogliamo creata da altri. Per questo dicevo, forse dovremmo mettere la stessa foga, la stessa epicità, lo stesso eroismo di quelli che partivano nel restare. Allora forse ha un senso chiedersi se il restare vale in questa parte di mondo, in questo momento del mondo. D'altra parte, non sapendo quello che succede, può essere che ci vada bene. Se eravamo in Ucraina, che dove volevano restare, gli è andata male, insomma, non, senza che l'avessero deciso. Alle persone che si beccano i tornati e gli incendi è andata male pur restando. Quindi non ci resta che vivere, è faticoso, è doloroso, ma siamo nati per questo. Vito, che vuoi dire? Che siamo nati per soffrire e ci stiamo riuscendo. Allora, altre domande? Curiosità? Amenità? Prego, ecco, sta arrivando. Allora, io sono Felice Sacca e caro amico di Vito Teti, mi ha stimolato moltissimo il suo intervento, un flash veramente encomiabile che non mi dà niente di nuovo perché conosco il professore Teti.
In ogni caso, mia nonna paterna è sorella di quella d'Alvaro, quindi ho vissuto con molta emozione il continuo richiamo alla famiglia Alvaro. E mi è piaciuto moltissimo questo continuo senso dei luoghi della casa. E mi ricordo un po' il Nespolo Verga, la casa in senso dei luoghi Corre d'Alvaro, e il pane quasi con religioso devozione, da noi quando cade in terra lo si raccatta e si bacia, questo dice Corre d'Alvaro. Quindi c'è questo senso di appartenenza, quindi la mia più che una domanda è una testimonianza più che altro familiare, mia personale, di stima e di ammirazione nei confronti del professor Detti. Grazie. Grazie, sì, c'è quel racconto bellissimo. Grazie. Di Corrado Alvaro, tra i tanti madri di paese, io devo confessare che ho avuto una grande familiarità con Don Massimo Alvaro, anche con il figlio dello scrittore, con Massimo. Felice dopo quattro generazioni all'impronta alvariana, è veramente impressionante. Quindi ricevere i complimenti da uno che la faccia d'Alvaro fanno bene. Va bene. Io vi sollecito, nonostante tranquilli. Anche riflessioni, racconti, certo, non necessariamente. Domande, certo, certo. Domande il meno possibile. Io ho una domanda. Ecco, Maria Pia, vieni per favore. No, no, è da qua, sono vicina. Non la riprendo, se non ti riprendo. Maria, vieni. Non ti riprendo, ma vieni. No, dai, non insistere. Allora, Chiara, ciao. Sarei curiosa di sapere se hai mai pensato, guardando questo luogo, vivendolo per il periodo che viene, se hai mai pensato, ma se io abitassi qua, cosa farei? Grazie a voi. Sì, ci ho pensato spesso. Anche oggi ne parlavo un po' con Vito, perché io i prossimi mesi dovrò scrivere, quindi magari potrebbe essere anche un'idea di venire qui a scrivere, e salvo insomma alcune piccole cose per cui la nostra casa non è attrezzata, perché banalmente per esempio noi non abbiamo internet a casa, e quindi, e questo torna un po' anche rispetto ad alcune cose che si dicevano su l'esigenza di avere magari maggiori servizi, maggiori possibilità, insomma, anche per esempio lo smart working al sud, di cui tanto adesso si parla. E in effetti comunque non ho trovato una risposta a questa domanda. È una cosa che mi spaventa abbastanza, pensare di stare qui stabilmente in realtà, perché mi sono chiesta tante volte, insomma, qual è il futuro che ci può essere in questi luoghi per chi sta costruendo anche una carriera o comunque un lavoro che desidera, cioè, non sono riuscita ad agganciare questa risposta a questo luogo ancora, e questo è infatti un grosso problema. E nel libro, il libro è una fonte inesauribile di diverse risorse, anche su questo per esempio si citano alcune statistiche di Riabitare l'Italia su perché i giovani decidono di restare o di andare, e per esempio questo del lavoro è ovviamente uno dei motivi per cui decidono di andare, e però per contro qui invece pensano che ci sia una qualità della vita migliore su altri fronti come le relazioni. Infatti anche rispetto a delle sollecitazioni che c'erano prima, secondo me un po' la chiave è sempre questa relazionale. Per esempio, questo è un altro tema molto importante anche per rispondere alla tua domanda. Io non ho nessun amico a Siderno.
tranne vabbè, voi che ho conosciuto con questa occasione, e, però questo anche mi ha fatto molto riflettere in questi giorni, sempre rileggendo il libro di Vito, perché in tanti anni venendo qui sempre solo a piccoli pezzetti, di fatto non ho costruito relazioni di amicizia, tranne magari appunto con la panettiera, con il barbiere che ci abita sotto casa, cioè queste figure un po' particolari, ma più familiari, ecco, non, quindi anche questa paura di non avere delle relazioni sociali, però subito scatta l'altro pensiero che magari questo è anche un luogo dove è un po' più facile costruirle, dove magari se rimanessi davvero qui per un tempo più lungo, delle relazioni si potrebbero, credo, costruire senza grossi problemi, però ecco, insomma, un po' questi sono i temi. E volevo solo aggiungere anche un'altra cosa, e sono stati citati diversi autori stasera, e anche in questo il libro secondo me è una risorsa molto preziosa, perché appunto si trovano tanti scrittori di queste terre, pensatori, autori, si parlava di Pasolini, di Calvino, c'è anche Ernesto De Martino, autori molto importanti che è bello ritrovare magari per chi poi curioso può andare a cercare di più, ad approfondire. E c'è tutto un capitolo che si chiama Piogge Gialle sulla letteratura della restanza, su insomma appunto libri che si sono occupati di questi argomenti, anche magari o in forma di romanzo, non sempre sotto forma di saggi. E quindi io avrei una domanda che è molto invece leggera, appunto in tema di vacanze, e cioè se oltre al tuo libro magari hai un suggerimento di una lettura che possiamo fare quest'estate su questi temi, o di un autore o qualcuno che ancora ci può accompagnare un po' attraverso questi argomenti, insomma. Beh, io andrei sul classico, forse La fine del mondo di Ernesto De Martino. Poi prendetevi Gauche, L'isola dei fucili, diamo in lettura. Libro, dai, prendete anche una raccolta di saggi, si chiama Contro i borghi, ma non è contro i paesi, perché l'Italia ha abbandonato i suoi paesi, quindi è contro la retorica del borgo, che è stato pubblicato da Donzelli. Poi c'è una bella memoria in uscita, quando esce il tuo Domenico, quando esce, non lo so. Un po' lo presenteremo e lo sapremo. E poi vi consiglierei di leggere un'autrice che ambienta le sue storie morali, personali, in un paese calabrese senza nome, scritto molto bene, si chiama Il cielo comincia dal basso, di Sonia Serazzi. Anche quello prima, non c'è niente a Simmeri Crichi, sono libretti, per chi non l'ha letto, quindi può bastare. Sì, grazie intanto, grazie. Giulio. Buonasera a tutti, grazie anche per questa serata. Io ho avuto tante di quelle sollecitazioni questa sera, che verrebbe voglia di invitarla a cena domani sera, che
con altri amici, per darle un'amicizia. Io volevo portare la mia testimonianza fra tante persone che sono partito, ritornato, ho avuto la fortuna di trovare un lavoro che da appena diplomato, da dentro queste stanze, che era prima un istituto tecnico commerciale, ha avuto invece l'illuminazione della vocazione alla propria vita e quindi di fare un lavoro che potesse raccontare agli altri il mio modo di vedere le cose, no? E questo modo di vedere le cose mi ha portato a poter guardare la Calabria da un posto privilegiato dove nessuno di voi l'ha visto, dove io ci manderei uno dei nostri politici per capire cosa hanno in mano, oppure ogni cittadino per capire cosa vivono, no? E che possibilità e opportunità abbiamo, e che poi mi ha fatto capire che quel messaggio era per me e quindi che dovevo mettere i piedi per terra e prendermi cura del paesaggio, perché tutto questo che abbiamo davanti, cui parliamo, poi paesaggio, ognuno che apre una finestra c'è un luogo che in un modo o nell'altro può diventare suo, deve prendersi carico in un modo o nell'altro. Quindi mi ha portato questo viaggio a farmi carico di questa finestra aperta che avevo sul mondo e che cerco di farlo con tutte le mie mancanze, con tutte le mie possibilità e coinvolgendo anche altre persone. Questo viaggio che io ho fatto è un po' unico, perché io per 20 anni su un deltaplano ho volato per tutta la Calabria, e non tutta, escluso 3 comuni. Ed è un viaggio, non so se da consigliare, perché devo dire che dopo la pandemia non penso che riuscirò fisicamente a rientrare, a risalire su un deltaplano a fare un viaggio, però questo viaggio permette di vedere la Calabria non a pezzettini, come spesso siamo possibile, non considerando il nostro e non quello degli altri, considerando il mare ma non i monti, considerando le città ma non i paesi, considerando il centro commerciale, non perché volare in deltaplano è un volo come quello che si avvicina di più agli uccelli, quindi con dove senti il caldo che ti porta su, il freddo che ti porta giù, il rumore, l'odore degli oleandri nelle fiumare in primavera, dove senti a settembre il profumo dell'uva, dove e ti porta quindi a vedere la regione d'Italia con più coste, quella che c'è il pollino, che poi è attaccata alla sila, che è tutto diverso, che è attaccata alle serre, che è tutto diverso, e che poi è attaccata alla Spromonti, che è ancora tutto diverso, e quindi non ti sai, e quindi cerchi di trovare un'unità in questo posto che è il paesaggio, no? Di cui ti accorgi che poi tu stesso fai parte di questo paesaggio. Devo dire che dall'alto, devo dire che è veramente la cosa che più il peso negativo più grosso della Calabria è proprio l'abbandono dei paesi interni. Però devo dire che vista dall'alto la Calabria narra di una terra che ancora ce la può fare, no? Dove c'è spazio per un uomo che è una donna e un uomo che si innamora che apre la finestra e si innamora di quello che c'è davanti, c'è lo spazio per una rinascita, e questo per me è stato un grosso stimolo, e invito ognuno di voi a fare questo viaggio, magari non fisicamente, però con il pensiero, aiutato dal libro di Vito, in cui mi riconosco in tantissime cose e ho difficoltà a intervenire in qualsiasi argomento, perché mi ci trovo troppo in mezzo, però la voglia e la volontà di viaggiare, di aprire questa finestra e ritrovarsi in questo paesaggio che c'è davanti, in qualcosa in cui devi adottare per essere nel tuo luogo, in quel luogo che speriamo sia questo. Grazie Giulio. Dici come ti chiami? Sì.
innanzitutto volevo ringraziare il professore perché nel suo libro, io non l'ho letto, ma dall'interpretazione, dalla presentazione, da molti stimoli su temi veramente importanti. Quello di, e io cercavo di coniugare il restare col cambiare. E qui però io mi pongo una domanda molto delicata, cioè, ma siamo sicuri che questo popolo, che la Calabria abbia voglia di cambiare? Ecco, questo è un dubbio che io mi porto dietro da molti anni che non vivo, no, scusa, non vivo in questo paese, no, più di ma ogni qualvolta che vengo dietro le casse mi pongo sempre la domanda, dico, ma qualcosa cambierà? No, non cambia niente. È chiaro che chi ha l'aspirazione giovanile della vita scappa, perché non ha possibilità in questa terra di essere creativo, di essere attivo. E quelli che rimangono, lo rilevo anche dal voto elettorale, che non cambia mai su queste terre, è sempre uguale, si vota sempre alla stessa maniera. Manca quel minimo di spirito di rivoluzione per cambiare. E queste cose qui, possiamo fare qualunque sforzo, ma è difficile. Io che ormai sono pensionato e l'estate la passo in Calabria, mi chiedo, ma quanti pensionati come me che sono nati in queste terre vorrebbero tornare? E queste terre non sono attrezzate per riceverli. Cioè, mi pongo tante volte quali sono le ricchezze in cui io posso partire per decollare. Ecco, ma non è abbandonare i paesi vecchi che stanno sulle colline, che sono di una bellezza immensa, per devastare le coste, perché tutti si trasformano alle coste. No, questo no, non è un progresso, ma è un degrado del territorio. E allora partirei proprio da quelle che sono le nostre ricchezze, le montagne, il mare, e vanno create le infrastrutture, vanno messe in condizione le persone anziane che in terre come queste possono vivere 5-6 mesi all'anno bene. Che questo comporterebbe per la società un grande risparmio sotto l'aspetto sociale, perché se io sto bene vuol dire che non ho bisogno del medico, non ho bisogno delle medicine, non ho bisogno di infrastrutture sanitarie, e invece non si fa niente di tutto ciò, e la popolazione, mi dispiace ripeterlo, è passiva su tutte queste cose. Io ho visto una mano alzata in fondo, però non riesco ad identificarla. Si faccia avanti. Posso dire io una cosa? Sì, ecco. Cosimo, falle mettere lì, perché sì, c'è interrogazione dopo. Va? Sì. Va? Non vicino alla casa. Buonasera, buonasera a tutti. Ah, la cassa, sì. E una riflessione proprio riguardo alla mancanza delle infrastrutture, del popolo che non vuole cambiare, eccetera, eccetera. Secondo me, questo ovviamente è un dato di fatto, oggettivo, quindi va benissimo, accettiamo questa realtà. Però pongo un'altra riflessione. E se il cambiamento che dovrebbe avvenire, cioè... lo immaginiamo sempre verso, come posso dire, questo, cioè abbiamo un metro di paragone che è quello per esempio del nord Italia o di altre zone molto industrializzate ed altro, e se invece il cambiamento fosse proprio partire dal poco che abbiamo e rivalutare il poco che abbiamo, per esempio rimanere qui e sì, decidere che magari ci può essere un futuro, si può costruire un futuro tornando in campagna e... creando delle nuove realtà e delle relazioni, perché effettivamente, come Chiara, vero? Come diceva Chiara, mancano le relazioni, anche noi che siamo qui, mancano le relazioni, perché secondo me, io da calabrese dico che si fa fatica, oltre alle relazioni magari dell'infanzia, a creare delle nuove reti, perché il calabrese
Ma forse non è una cosa solo del calabrese, ma da calabrese parlo per, cioè per me stessa da calabrese, non si crede abbastanza in noi stessi, nelle risorse di questa terra. Quindi anche nel poco, in quello che è visto quasi come sottosviluppo, e allora lì c'è l'inversione di tendenza, non guardare allo sviluppo che altri hanno posto come sviluppo, che magari sì, ha favorito avanzamento, ma ritornare proprio a valorizzare il nostro sottosviluppo, sì, il sottosviluppo, perché no? Quindi magari tornare alla terra, tornare a quelle che sono le nostre tradizioni e rivisitarle e rinnovarle e farle conoscere. Io mi stupivo l'altro giorno passeggiando in via Marina che io penso che il 90%, e poi un signore anziano vicino a me mi ha detto, ma dici anche il 95% delle persone non sa che passeggiando lì sulla costa, diciamo, è strapieno di liquirizia. Cioè, noi per dire la liquirizia, c'erano delle industrie qui di liquirizia, Roccella Ionica, la ditta Laganà, la ditta Marelli, Taitù, liquirizia di Calabria, cioè i calabresi non sanno assolutamente nulla di tutto questo. E io stessa l'ho imparato poco tempo fa. Quindi magari, ecco, un'inversione di tendenza anche in questo concetto di sviluppo può essere una risorsa per noi. E nel nostro piccolo, io da calabrese che sono stata a studiare a Vicenza, tra l'altro, per un po' di tempo, sono stata all'estero anche per un altro... Ho deciso comunque di tornare qui e di rivalutare appunto le zone rurali, di rivalutare le nostre tradizioni e di inserirle anche in un contesto magari anche più multiculturale, perché questo è il futuro anche del mondo. Cioè oggi il calabrese è anche il mio amico Momo, che è marocchino fondamentalmente, boh, cioè, però è più calabrese mia. Quindi questo... Grazie. Venga, vieni. Ci mettiamo da questa parte così, sì, non... C'è una cosa. No, no, ma si stanno lì. Dicevo che... Teresa, salve. Io devo essere purtroppo concreta. Io sono di qua, sono uscita in partita e ritornata qua e lavoro qui. E i cambiamenti si fanno con i soldi. Brava. Perché tu i sogni ce li abbiamo tutti e i 35 anni vi assicuro che ne abbiamo tantissimi. E i miei coetanei ne hanno altrettanti. C'è gente che è partita e che è tornata perché non è riuscita a rimanere neanche fuori. Perché questo mito della partenza, i 35 anni non ce l'hanno neanche più. Quindi molti restano non perché scelgono di restare, ma perché non possono neanche più partire. E il dramma qual è? È il limbo, perché sei qua e dici partire, sì, e che l'accesso al credito è una rete in grado di costruire una mente imprenditoriale e degli agganci che ti permettono poi di arrivare ai grandi mercati, perché tu mi dai il piccolo fondo per valorizzare il mio prodotto e non lo vendo a nessuno, cosa me ne faccio io del fico? Cosa me ne faccio dell'olio se non arrivo ai grandi mercati? O soprattutto se le grandi politiche tendono a valorizzare altri prodotti. Se mi piazzano l'olio tunisino, perché tramite l'olio tunisino devono esserci altri accordi politici al di sopra di noi, io il mio olio calabrese a 15 euro al litro, a chi lo vendo? Allora, o cominciamo seriamente a mettere mano alle politiche, o facciamo retorica e continuiamo a dire che siamo dei poveri svampiti perché non vediamo quello che ci circonda. Purtroppo non si campa di aria e non si campa di bellezza. Se non traduciamo questo in ricchezza e in possibilità di autosostentamento, serve veramente a poco. E il nervosismo è per quello, perché sono tutte le persone che vorrebbero prendere parte e prendere in mano questa terra e non ci riescono. Grazie. Grazie. Vito, due parole dovevi dire qua su questa cosa qua. Qui bisognerebbe passare la nottata, tanto sono gli stimoli, le riflessioni, le considerazioni che vengono fatte. Non possono essere liquidate con poche battute. Devo dire che notevolmente mi trovo vincente. Mi ritrovo in molte delle cose che sono state dette, quindi non,
non le sottolineerò. È vero, partendo dall'ultima, se non c'è una politica di sostegno alle piccole imprese, alle famiglie, a chi vuole investire, a chi vuole partire dalle risorse materiali e immateriali, simboliche di questo territorio, non va bene, non ci si fa. E, è stato accennato il problema delle relazioni, è proprio quello. Noi abbiamo perso il senso della comunità. Non a caso nei libri di Riabitare l'Italia l'accento lo mettiamo sempre su creare nuove comunità, la neocomunità. Noi non possiamo ricostituire le comunità del passato, il paese presepe non esiste più, però possiamo costituire delle comunità con delle relazioni primarie, fondamentali, tra persone che vivono, abitano, si relazionano, producono assieme. Quindi si tratta forse, con l'altro termine, di ribaltare lo sguardo, di rovesciare il punto di vista. Rovesciare il punto di vista significa guardare l'Italia dai margini, dalle periferie e non dal centro. Sicuramente questo modello di sviluppo che ci ha portato a questo stato delle cose è sbagliato, va ribaltato, va rovesciato. Veniva detto il piccolo è bello, è positivo, il piccolo forse è grande, più grande di quello che sembra grande. E il problema è anche che senza questo piccolo le città non potrebbero vivere, perché poi le città vivono delle produzioni, delle acque, delle aree che arrivano dalle periferie, dai margini. Allora rovesciare lo sguardo significa guardare il mondo in altro modo, non sentirsi più in una posizione periferica, ma sentirsi in una posizione di centro, e però costruirlo questo centro economico, produttivo, relazionale, comunitario, e nello stesso tempo non essere più, come dire, prigionieri di logiche di sviluppo, di logiche produttive, di logiche omologanti che non servono più al mondo e non servono più a noi. Quindi ribaltare il paradigma, rovesciare il punto di vista, uscire dai tanti stereotipi, preoccuparsi meno, faccio un elenco di cose, di come siamo guardati noi, no? Allora, se siamo considerati selvaggi ci ridiamo, se siamo considerati ospitali siamo contentissimi. No, questa è una soggezione di fronte alle immagini che vengono dall'esterno. Noi dobbiamo costruire nostre immagini nelle quali noi ci riconosciamo e che trasmettiamo agli altri. La costruzione dell'immagine passa attraverso un non fare che non è né restare, e avremmo bisogno forse pure di quelli che vengono da fuori. Una delle cose che io dico ripetutamente nel libro è di smetterla su questa contrapposizione tra rimasti e partiti, e direi a quelli che sono partiti di non tornare aspettando di vedersi le cose cambiate da quelli che sono rimasti, e a quelli che sono rimasti di non prendersela con quelli che sono partiti e quasi hanno tradito. C'è bisogno di un nuovo patto di solidarietà, capire che siamo tutti schegge esplose a seguito di un fenomeno che ci riguarda tutti. Allora, come dire, ritroviamoci tutti fratelli, tutti protagonisti di un processo di cambiamento e la costruzione della comunità. Io credo molto in queste cose.
io ve lo dico, poi ditemi voi. Sono le 23:50, cioè mezzanotte meno 10. Possiamo continuare fino all'alba. Altrimenti due parole di chiusura e poi l'appuntamento ad altra data. Ditemi voi. No, ci vediamo domani. Ok. Allora, grazie. Intanto cominciamo ad un applauso. Battesimo del fuoco, com'è andato? È superato, vero? Tornerà ad altre presentazioni. Sicuro, grazie Chiara, grazie Mimmo, grazie che ti invito. Grazie a voi. Allora, intanto cominciamo col dire la bella notizia. La bella notizia è che Sette Libri per Sette Sere domani sta per finire. Domani chiudiamo. Domani chiudiamo. Avremmo sì, grazie. Il nuovo battesimo Carmelo a me sta bene. Mi chiamo Cosimo, ma Carmelo sta pure bene. Va bene, grazie. Allora, vediamo domani. No, prima di dire ci vediamo domani, una cosa mi sentivo di dirla. L'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca, nella parola associazione, io voglio chiarire un concetto. Questa associazione è un'associazione per il piacere di esistere, quindi chi partecipa all'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca gode di questa partecipazione, quindi quando ci riuniamo è per il piacere di stare insieme, il primo piacere elementare. E poi da questo piacere elementare, perché dal piacere che nascono le belle cose, nascono altre attività che si concludono con Sette Libri per Sette Sere ed altre cose ancora. Quindi il piacere è il motore del tutto. Domani l'appuntamento è al solito orario, cioè alle 9:30, per poi iniziare alle 10. Qualcuno dice non siete puntuali, no, siamo puntualissimi. Alle 9:30 ci vediamo e dalle 9:30 alle 10 chiacchieriamo, ci scambiamo baci, affetti, strette di mano, indirizzi, ed è forse la cosa più importante. Poi sentiamo il relatore che ci illumina, che ci conduce in un'altra dimensione, in un altro universo, che è altrettanto importante, ma prima viene questo elemento di socialità. Quindi non considerate il ritardo e l'iniziare alle 10. No, noi siamo puntualissimi, alle 9:30 e poi alle 10 l'altro tocco. Domani cosa ci sarà? Domani ci sarà la riscoperta di quelli che erano i criteri di cura degli antichi romani, greci, e cos'è arrivato fino a noi. E poi ci sarà, anzi prima c'è la parte di arte che presenteremo e vedrete domani, che sarà soltanto pittura. Il discorso conclusivo lo faremo domani. Grazie a tutti e buonanotte.